S70 Phone, oggi vi presento il nuovo Huawei Mate 10 Lite. La particolarità è che praticamente è stato conservato lo stesso aspect ratio, quindi potete vedere che è un 16 noni ad un prezzo decisamente contenuto, parliamo di circa 350 euro. Il terminale è veramente molto bello, è praticamente gemello del Mate 10 Pro, anche il display è da circa 6 pollici, molto leggero, soluzione dual SIM ibrida, quindi o due nano SIM oppure nano SIM più espansione di memoria, ma non è necessario. Abbiamo già 64 GB di memoria interna e 4 GB di RAM. Processore Kirin 655 se non ricordo male. Qui abbiamo una dual camera 16+2 e stessa soluzione sul frontale 13+2, quindi alla fine abbiamo ben 4 fotocamere. La resa della fotocamera l'avete vista nell'articolo, non è assolutamente niente male, accusa un pochettino con poca luminosità, possiamo vedere ad esempio qui le foto in notturna, tende un attimino a sgranare, sono un pochettino granulose come foto e anche in interno al calare della luminosità tende un attimino a perdere definizione. Questa è una foto fatta in notturna, 30 secondi di esposizione con la omonima modalità, mentre invece se andiamo a vedere le foto in diurna devo dire che sono decisamente molto buone, quindi è una fotocamera diciamo che si difende abbastanza bene a patto che le condizioni di luce siano ideali. Per quanto riguarda la ricezione ottima in entrambe le SIM, io sto usando sia 3 che Vodafone, ne prende bene su entrambe. L'autonomia è una 3300 mAh, il display è generoso, è un Full HD, è un IPS, non ha un contrasto elevatissimo, ma se lo si mette sotto sforzo si arriva a sera, ma si arriva a sera non con un'autonomia residua molto elevata, a differenza del fratello maggiore che ha una batteria da 4000 mAh, quindi lì l'autonomia è decisamente migliore. Comunque devo dire che è costruito veramente molto bene, ha un aspetto davvero gradevole. Una cosa che dà un po' l'aspetto economico è l'ingresso, perché 350 euro non che sia una cosa che cambia la vita, però io avrei messo almeno un USB Type-C. Ormai, non so, Lucio sarebbe d'accordo con me, vedere un micro USB ti dà l'idea di un terminale economico, cosa che questo non è e diciamo che stona un pochettino. L'audio non è male, anche se è in mono, andiamo a sentire velocemente un brano, magari scegliamo un brano un pochettino meno potente di quelli che ascolto di solito, giusto per apprezzarlo un pochettino. Potete sentire che l'uscita comunque non è assolutamente niente male. Suono abbastanza definito con una discreta potenza. Ok, stoppiamolo ora. Insomma, a me è piaciuto, devo dire la verità. Ribadisco, stona un po' con l'ingresso. È comunque davvero un terminale molto carino. Insomma, per chi apprezza il Mate 10 Pro ma non vuole spendere una cifra abbastanza importante, devo dire che questa soluzione è anche abbastanza valida. Per quanto riguarda il gaming, assolutamente nessun tipo di problema, l'apertura del programma, adesso questo è un po' pesante, avviene in tempi piuttosto accettabili. Possiamo vedere che il display comunque è bello, una buona luminosità, adesso l'ho impostato al 50% per non esagerare. Come potete, adesso vedremo 2 secondi di gameplay, ma proprio una cosa velocissima. Devo dire che ha anche una buona sensibilità, ora riusciamo, sì. Potete vedere, ha una buona sensibilità, tempi sono accettabili. Vedete che non ci sono particolari perdite di FPS. Tiene abbastanza, ok, adesso non dilunghiamoci oltre. Comunque possiamo vedere che il display è un IPS, diamo un'occhiata giusto per vedere la fedeltà dei colori. Nero ovviamente non può essere assoluto, però non tende neanche particolarmente al grigio, anche il rosso non è sparato, qui una leggera saturazione del giallo, comunque sono dei colori molto buoni. Diamo un'occhiata velocemente a un video, i video dove me ne ha messi, qui eccolo qui, ci riproduce anche il video in 4K a 96 fps, no questo vuol dire, mi sa che non l'allarga, o sì,
insomma, potete vedere che ha decisamente una buona risoluzione. Insomma, è un terminale, devo dire, molto, molto interessante. A mio modo di vedere, è molto, molto valido. Tu cosa ne pensi di questo? Secondo me è un dispositivo veramente costruito bene, ha proposto un prezzo accettabile, un prezzo diciamo da utente medio, con delle soluzioni innovative come il display full view, che ormai diciamo che è la tendenza di questo fine 2017, processore abbastanza prestante, la fotocamera fa il suo dovere più che degnamente. Secondo me, se collocato nella giusta fascia di prezzo, nella giusta fascia di mercato, come è stato collocato da Huawei, potrebbe essere veramente un best seller. Perché l'utente medio predilige appunto una spesa inferiore ai 400 euro con dei contenuti evoluti e moderni come questo Mate 10 Lite, che secondo me fa il suo dovere molto egregiamente. Sì, direi proprio di sì, ribadisco, per chi apprezza il Mate 10 in versione classica ma non vuole spendere una cifra importante, se così vogliamo dire, questa secondo me è una soluzione molto valida. Con questo abbiamo concluso, un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.